mondo Agility a Lignano Sabbia d'Oro ha due testimonial di eccezione, vero Massimo? Buonasera a tutti, sì, Rex, come sapete tutti, stiamo preparando questo World Agility Open, che è il campionato del mondo di agility, 38 paesi saranno presenti dal 13 al 18 maggio e il 16, 17 e 18 saranno i giorni clou, le finali saranno la domenica. Sono più di 450 atleti da tutto il mondo, dall'Australia, dal Giappone, Venezuela, Canada, Stati Uniti, Argentina, insomma la presenza dell'Europa a piene mani viene, insomma. La domanda è: da quanto tempo lo state organizzando, quindi quanto impegno c'è per questo tipo di iniziative e quanto ci vuole per addestrare anche i cani per questo tipo di situazione? Allora, è stato fatto un campionato dove c'era l'accesso alle finali per partecipare poi appunto alle finali, dove i primi che venivano selezionati per andare a fare il campo. Questa è la selezione italiana perlomeno, poi ogni paese ha scelto il suo tipo di selezione. Tempo per addestrare un cane a fare agility può variare a seconda del cane, a seconda anche della prestanza del conduttore, può variare da i 3-4 mesi a un anno, secondo poi il livello che si vuole raggiungere. Sarebbe anche interessante capire se sono più recettivi i cani, c'è un tipo di insegnamento, oppure le persone. Ma per noi istruttori è molto più facile insegnare ai cani che ai proprietari, perché i proprietari molte volte sono convinti di alcune logiche che non appartengono ai cani. Non togliamo niente chiaramente allo spettacolo, invitiamo tutti ad andare a Lignano Sabbia d'Oro per questo evento, ricordiamo dal 13 al 18 maggio, complimenti, salutiamo anche lui. Vi faccio salutare, anche.